Buongiorno a tutti. Non sono molto bravo con le parole, però ci tenevo a dire due cose. Innanzitutto volevo ringraziare tantissimo il popolo giallorosso, perché in questi giorni mi sono arrivati tantissimi messaggi. Mi hanno fatto sentire il loro calore e la loro vicinanza in questa mia situazione particolare. E mi ha fatto capire, ecco, il calore che hanno nei miei confronti, e questo mi ha riempito il cuore. E un'altra cosa, volevo ringraziare anche, tra virgolette, li chiamiamo tifosi avversari sul campo, ma mi sono arrivati anche da altre persone che non seguono Lecce, e mi ha fatto tantissimo piacere, e quindi volevo ringraziare tutti. La seconda cosa, volevo ringraziare la famiglia del Lecce, perché tante volte si possono usare delle parole che poi non vengono confermate nella vita reale. Invece ho potuto constatare che si parla veramente di una famiglia. Ho sentito la vicinanza del presidente, del vicepresidente, di tutti i soci, di tutta la società, e questo mi ha fatto molto piacere, mi ha dato una grossa forza. Volevo ringraziare i miei compagni, anche se non c'era questo episodio per farmelo capire, che sono dei ragazzi stupendi, che siamo un gruppo fantastico, e quindi mi fa piacere, ecco, fare parte di questa squadra, e questo episodio mi ha fatto confermare, ecco, le idee che avevo. Terza cosa, ma non per importanza, volevo ringraziare tutte le persone che hanno parlato fino adesso, quindi lo staff sanitario del Lecce, l'equipe del pronto soccorso, dei medici che erano allo stadio, dal reparto di pronto soccorso e rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi, perché hanno fatto con me, io tante cose non me le ricordo, anzi mi ricordo poco, ma da quello che so, da quello che mi hanno confermato e da come sto adesso, perché da quello che ho passato sto bene per fortuna, devo ringraziare a loro per i soccorsi che mi hanno prestato e tutti i trattamenti che ho ricevuto nell'arco di questi giorni. Quindi volevo ringraziarli per questo, perché non è assolutamente scontato. Grazie Manuel, a disposizione per vostre eventuali domande. Manuel. Ciao. Senti, se si può dire, qual è stato il momento in cui ti sei sentito nuovamente con la tua famiglia? Cosa vi siete detti? Cosa hai provato in quel momento, se si può dire? Guarda, non è che ci sono state tante parole. Io ho una situazione particolare qua, perché ho due bambini piccoli, e quindi mia moglie è venuta all'ospedale lasciando i bambini a casa, e per tutto il periodo che sono stato in ospedale i bambini non li avevo visti, perché non potevano entrare in rianimazione, e poi c'era un sacco di persone che volevano venirmi a trovare, quindi abbiamo preferito di lasciarli a casa tranquilli. Però non ci sono state grosse parole, ma forti abbracci e un po' di commozione, perché io mi sono spaventato, ma tante cose non le ricordo. Mia moglie da casa ha passato veramente un brutto momento. Manuel, non ricordi, ma che effetto ti ha fatto vedere la scena, perché l'avrei vista in televisione, dell'impatto a terra? E poi soprattutto
inizi a fare una corsa adesso su te stesso, perché la tua voglia la conosciamo tutti, che tempi gli dai? Allora, le immagini le ho riviste, però devo essere sincero, mi sembra un'altra persona, perché io l'ultimo ricordo che ho è il minuto di silenzio e poi il fischio d'inizio, ma neanche il calcio del giocatore dell'Ascoli, non mi ricordo nulla, e quindi fa un po' impressione, ma devo essere sincero, mi sembra una cosa molto distante. E la seconda cosa, sì, subito dopo il dottore Congedo presente, che è stato sempre vicino a me, le prime domande che poi gli ho fatto è quando posso tornare, perché è normale che sia così, noi viviamo per questo, perché è il nostro lavoro, ma è soprattutto la nostra passione, quindi i tempi adesso li vedremo insieme con l'ortopedico, il consulto che andremo a fare, e io spero prima possibile, perché non vedo l'ora di poter dare una mano ai miei compagni e cercare di raggiungere l'obiettivo che abbiamo. Ma nella parte che hanno fatto visita a tutti i compagni, incontrerai o hai già incontrato ufficialmente tutta la squadra? No, ufficialmente tutti no, e accadrà oggi pomeriggio, e non vedo l'ora di salutarli e dargli la carica, perché adesso abbiamo vissuto questo brutta situazione, però adesso ci cerchiamo di concentrare su Venezia, perché è una partita difficile. Posto altre domande? Hai saputo, perché l'hanno dichiarato, il primo intervento, sia pure immediato, spontaneo, senza le mani d'oro di chi è intervenuto dopo, è stato di tuoi due colleghi. Sì. Ciccietti, peraltro, è stato un tuo compagno. Sì. L'hai sentito? Sì, l'ho sentito tramite messaggio, perché in questi giorni non è stato semplice parlare, perché mi sono arrivati così tanti messaggi, così tante chiamate, che sinceramente è brutto da dire, ma non ho neanche risposto, perché volevo stare un po' tranquillo e riprendermi con calma. Però l'ho sentito tramite messaggio e so di quello che tanti miei colleghi, compagni hanno fatto. Infatti l'ho rimarcato anche prima, ma non solo per quello che hanno fatto in campo, ma poi tutto il sostegno e l'affetto che mi hanno dato nelle ore successive, quindi li ringrazio, però non avevo, come ho detto prima, non avevo dubbi sul loro valore umano. Ovviamente ti ha fatto piacere la visita di Beretta nella giornata successiva, cosa vi siete detti? Sì, anche con Jack abbiamo giocato insieme, quindi so che è un bravo ragazzo. Sono degli scontri che in campo possono capitare, quindi mi ha abbracciato, gli dispiaceva molto, però ci siamo solo abbracciati e sorrisi, perché non c'era motivo, ecco, di chiarimenti. Ecco. Prego Bruno. Ma il caso tuo farà storia e statistica nel calcio. Non era mai successo, non è stato rilevato dal dottore Palai. Tu sai benissimo che a Lecce c'era stato un altro episodio simile al tuo, quello di Marino. E per tornare indietro andiamo all'episodio forse più clamoroso, quello di Antonioni, che andò in ospedale praticamente mezzo morto. Ecco, cosa è cambiato? Perché in quel caso le partite non furono sospese. È cambiata la sensibilità in questi anni nel calcio? È cambiata qualcosa? Perché tutti i tuoi compagni, anche i tuoi avversari dell'Ascoli, erano praticamente d'accordo a non giocare. È una cosa molto bella. È cambiato qualcosa? È cresciuto il senso di coscienza nel calcio, secondo te? Guarda, io sul gesto che hanno fatto loro non posso entrare nella testa cosa hanno provato loro, perché
io in quel momento, come ho ripetuto prima, non ero in me e non ho capito nulla. Normale che se vedo un mio compagno di squadra che ha seri problemi di salute, anche io non me la sentirei di giocare, perché ormai è nato un legame così forte tra di noi che penso che sia normale, l'avrebbero fatto tutti. E va dato merito comunque ai giocatori dell'Ascoli che anche loro hanno accettato questa decisione, perché non era affatto scontato che potessero accettare, quindi vai ai ringraziamenti a loro per questo loro bellissimo gesto. Ringraziamo Manuel. Grazie a voi. Grazie.